Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy e, come avete anche letto dal titolo, oggi parliamo proprio di Natale, nonostante sia metà ottobre. E non solo perché io ho iniziato ad ascoltare gli album di Natale e quando inizio io dovete iniziare anche voi. Ad esempio vi consiglio l'ultimo album di Norah Jones che canta proprio di Natale, ma anche perché vi do dei consigli utili proprio per non arrivare a Natale e fare delle figure un po'. Quelle da, ma ho dimenticato il regalo, non sono riuscito a farlo, ma sai, Giorgio me l'aveva detto, ma dove non l'ho fatto, perché, così e quella. Ecco, seguite questo video e prendete un po' di consigli utili, perché il consiglio principale di questo video è quello che, secondo me, dovreste iniziare a pensare già da adesso a fare il regalo di Natale per i vostri cari, i vostri familiari, eccetera, eccetera, e non aspettare l'ultimo momento. Questo per via delle condizioni macroeconomiche dell'intero pianeta che sta vivendo attualmente. Sostanzialmente i driver attuali che portano a questa conclusione, cioè quella di iniziare a comprare già da adesso i regali per Natale o comunque affrettarsi, sono essenzialmente due. Uno, i pericoli di inflazione, e la seconda è la supply chain globale, e adesso vediamo perché, cosa sta succedendo e quindi cosa fare per evitare questi due problemi. Partiamo dalla supply chain. Ne abbiamo parlato tutti all'inizio del 2021 con il caso Evergreen, la nave container che si è bloccata nel canale di Suez. Ecco, lì abbiamo fatto un sacco di meme scherzandoci sopra, eccetera eccetera, però poi dopo quell'evento non se ne è più parlato, almeno a livello di opinione pubblica, di supply chain, ed è ritornato come argomento ad addetti ai lavori. In realtà il problema della supply chain è continuato ad esserci, anzi forse anche addirittura aumentato. Ad esempio, oltre al già citato canale di Suez che ha avuto questi problemi, basta guardare un po' tutti i principali porti del mondo e vedere che i problemi sono veramente molto grandi. Ad esempio basta guardare il porto di Los Angeles, con navi che aspettano in coda per giorni e giorni prima di entrare nel porto, oppure la crisi dei container che non ci sono, oppure il costo è aumentato in modo esponenziale, e questo ha fatto sì che appunto i costi di spedizione siano aumentati tantissimo, oppure addirittura, come vi ho detto, non essendoci i container, non partivano neanche queste navi. Ecco, tutto questo contesto ha generato non pochi problemi sulla supply chain e quindi sulla disponibilità non solo di materie prime ma anche di prodotti finiti, soprattutto per i paesi occidentali, perché appunto questi prodotti molto spesso provengono da paesi asiatici verso Stati Uniti e Europa. E in questo caso, ad esempio, le immagini dei principali porti americani fanno abbastanza effetto sulle difficoltà effettivamente di che cosa sta provocando il dopo Covid. Questo fenomeno ovviamente genera il fatto che ci potrebbero essere meno prodotti disponibili per la clientela di quanto essa ne vorrebbe, e questo ovviamente mette una prima pressione per quanto riguarda lo shopping natalizio. Oltre a questo fenomeno, un altro driver è quello degli shortage. Il più famoso è quello dei semiconduttori. Ne abbiamo parlato in un vecchio video di quest'anno di WhatsApp Economy. Fatto sta per dirvi che dovete seguire questo canale perché dice cose importanti. Ecco, ad esempio, questo problema ha causato non pochi ripercussioni per quanto riguarda ad esempio il settore automobilistico o anche quello informatico, dai PC ai cellulari, alle console, eccetera eccetera. E questo ovviamente è un altro driver che porta a una riduzione dell'offerta, come dicono quelli bravi, e quindi praticamente a prodotti minori rispetto alla richiesta del mercato. Richiesta del mercato che è aumentata in questo anno, in quanto, visto il 2020, con, è vero, sono diminuiti i salari ma sono diminuiti ancora di più i consumi, significa che le persone hanno risparmiato molto nel 2020 e nel 2021 stanno spendendo tanto, anche grazie agli aiuti provenienti dallo Stato. E quindi c'è un picco di domanda che sta generando ulteriori pressioni ai prodotti disponibili per la clientela. E in tutto questo bel contesto macroeconomico che vi ho raccontato, che è iniziato ad evolversi già dalla fine dell'anno scorso e che pian piano ha portato a tutte queste escalation, e non vuoi metterci anche le paure riguardo l'inflazione? Inflazione che, come sapete, per chi un po' segue tutti questi discorsi, è un po' il topic del momento. Se ne sta parlando da molto tempo, da quando effettivamente i dati sull'inflazione sono aumentati dall'inizio di quest'anno. Ecco, all'inizio le principali istituzioni, non solo dell'Europa ma anche internazionali, pensavano che questa inflazione fosse del tutto temporanea e che sarebbe scomparsa entro la fine di quest'anno, ma pian piano che si va avanti col tempo, questi
prospettive di inflazione temporanea sembrano star diventando sempre più strutturali e quindi un'inflazione che vedrà una cifra maggiore rispetto a quella che abbiamo visto fino al qualche anno prima. Ecco, inflazione che, come sapete, può generare un aumento dei prezzi dei beni finali. Inflazione che si sta vedendo ad esempio nelle materie prime, ad esempio il legno oppure la farina, oppure ancora per quanto riguarda l'energia, i prezzi dell'energia, l'abbiamo parlato in un precedente video di questo mese. Tutte dinamiche che fanno aumentare i costi di produzione per le imprese e quindi aumentare i costi per i consumatori finali. Ecco, in questi pochi minuti ho cercato di spiegarvi in maniera molto sintetica un po' la situazione attuale a livello di contesto economico globale, fatto di incertezze, paure e rischi per il futuro. Ed è proprio da questa situazione che deriva il mio consiglio per cercare di anticipare gli acquisti per i regali di Natale, anche perché, come abbiamo già visto, la domanda per i prodotti da parte dei consumatori è aumentata durante tutto questo anno, mettendo delle pressioni per quanto riguarda il lato dell'offerta, quindi la disponibilità di materie per i consumatori. Ma oltretutto non solo è aumentata la domanda tutto questo anno, ma di solito gli ultimi mesi dell'anno, proprio a causa delle festività natalizie, aumenta ancora di più la domanda dei consumatori per quanto riguarda materie e servizi e quindi pone ulteriori pressioni all'effettiva disponibilità di beni e servizi da parte dei consumatori. Ed è per questo che se aspettate troppo ad acquistare i regali di Natale rischiate o di non trovarli per tutte le cause che vi ho detto prima, oppure di trovarli a dei prezzi molto più cari rispetto a quelli che trovereste adesso a causa dei motivi inflazionistici, oppure perché c'è una scarsa offerta di prodotti sul mercato. E quindi, se sapete già cosa acquistare e state dicendo ma sì, tanto c'è tempo fino a dicembre, beh no, cercate di acquistarlo adesso o comunque cercate di mettervi in azione per non finire a inizio dicembre o magari a metà dicembre che non sapete la minima idea di cosa acquistare e poi andate verso i negozi discount dove vendono roba scrausa per comprare qualsiasi cosa. Fate la fine praticamente di Elio e le storie tese, la canzone Baffo Natale praticamente. Il nome negoziante, stai chiudendo qualcosa. E poi entra Jovanotti. Vi consiglio tutto l'album di Elio e le storie tese. Se invece non sapete cosa regalare ai vostri familiari e siete terrorizzati dal fatto di non riuscire a trovare un regalo adatto entro dicembre e addirittura questo video vi ha fatto aumentare il vostro terrore, beh, link in bio, whatsapp.economy.it/libri, e avrete una lista di libri a base economica consigliata dal sottoscritto che potrete regalare ai vostri familiari, perché lo sapete, l'educazione economica e finanziaria non è mai abbastanza e potrebbe essere un ottimo regalo per acculturare i vostri zoticoni dei vostri familiari. Niente, io spero di avervi un po' divertito tramite questo argomento, ecco, cercato di prendere questo escamotage per raccontarvi un po' del contesto economico globale. Ringrazio ovviamente i patron e gli manager della company che stanno supportando questo progetto. Se volete riunirvi anche voi a supportare questo progetto con tutte le nostre cosine che facciamo, tra l'altro gruppo Telegram, canale Discord eccetera eccetera, vi lascio i link in descrizione. Sono in live quasi tutti i giorni anche su Twitch e ci vediamo al prossimo video, che parleremo probabilmente di Alitalia, spoiler. Alla prossima! Negoziante, vieni qui a minuti dopo, fammi raggiungere lo scopo, i regali di Natale.